anche qualche persona che si trovava lì ma non era pienamente d'accordo con le motivazioni della manifestazione. Sì, ne ho intercettate 2 o 3, non di più probabilmente, però non erano solo 2 o 3, comunque c'erano delle persone, ecco guarda, ce n'è uno proprio qui vicino a noi e se volete possiamo chiedere anche un'opinione fuori dal coro. Allora, io ho parlato con lei poco fa, mi scusi se interrompo la sua telefonata, lei mi diceva che era venuto qui come osservatore e che non era favorevole a questa manifestazione, perché? Assolutamente no, perché alla fine insomma ha raccolto i suoi, ha raccolto il suo popolo, però qui ci dimentichiamo una sentenza che parla chiaro, quindi è inutile che dobbiamo stare dietro come è la storia del comunista, ci siamo stancati, noi di sinistra ci siamo stancati, ecco vedi, e non accettano perché si fa l'orticello. Sì. Allora c'è qualcuno che protesta per le parole di questo signore perché appunto spesso si innescano discussioni qua proprio sul posto. Lei non offende in diretta per cortesia. Allora lei sostiene che c'è stato un terzo grado di giudizio e quindi è contrario a delle manifestazioni che sono contro la giustizia. Assolutamente, non vedo perché si debba nascondere dietro. Sentiamo per esempio un manifestante che invece è qui per sostenere Silvio Berlusconi. Lei che cosa risponde a una persona che invece è critica verso le vostre ragioni? No, io rispondo che c'è una Costituzione che va rispettata, anche la democrazia in questo momento sta soffrendo perché non c'è più quella famosa legge del peso e contrappeso nella nostra Costituzione. Con la modifica sta dicendo che il potere giudiziario ha troppo potere? Molto più forte, non soltanto, le persone sono stufe di essere ascoltate perché tutti siamo ascoltati al telefonino, le persone sono stanche di essere giudicate e finire sui giornali già condannate prima ancora di commettere un reato. Ha sentito, allora la posizione del manifestanti è questa, sostiene che la magistratura ha troppo potere. Ma non è questione di potere della magistratura, è stato fatto tutto un procedimento, no? Primo grado, giudiziario, primo grado, secondo grado. Il problema è, non si può parlare. No? Ecco, allora vi ho dato un esempio di discussioni che secondo me in questo momento sono in corso un po' in tutta Italia, perché qui stiamo rappresentando una fetta d'Italia divisa sul caso Silvio Berlusconi, così com'è da 20 anni. Se non avete altre domande, linea allo studio. Grazie.